Marco Pantani sembra finalmente deciso a superare le difficoltà che lo tormentano. Il pirata vuole tornare davvero a correre e soprattutto vuole tornare a vincere come un tempo. Però ripartire non è così facile. Sono in arrivo infatti nuovi guai giudiziari. A gennaio il pirata riceve dal PM di Trento Bruno Giardina la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati. Il reato ipotizzato è quello di frode sportiva. A febbraio ne arriva un'altra. La Procura di Torino ha riaperto le indagini sul caso della Milano-Torino del 1995. Pantani in realtà era già stato condannato nel processo di Forlì e pensava di aver archiviato almeno questa vicenda. Invece non è così. C'è stato un processo a Forlì vergognoso, in maniera più assoluta, in cui il pubblico ministero stesso ha chiesto l'assoluzione perché non c'erano prove. Tra l'altro è stato fatto un processo su una legge che non esisteva, creata per il gioco d'azzardo sui cavalli, quindi una cosa veramente fuori da ogni logica. E forse il processo di Forlì è stato uno dei momenti decisivi, no? negativi, perché quello che un po' ha certificato il fatto che Marco fosse dopato. Il 2 maggio, a meno di 20 giorni dall'inizio del Giro d'Italia, il morale del pirata subisce un altro duro colpo. Il Tour de France fa sapere che non lo inviterà a partecipare all'edizione del 2001. Monsieur Leblanc, il grande capo del Tour, ha dichiarato che Pantani non dà garanzie di competitività. Mancarmi di fiducia, anche se loro si attaccano al fatto che la mia squadra, che non è al Tour, non tanto io, ma credo che questo sia qualcosa che veramente fa male al ciclismo. Marco Pantani è costretto a incassare il rifiuto e cerca di trovare la giusta concentrazione per il Giro. Buone gambe, in questo momento non un'ottima testa, perché sono un po' così, un po' distratto probabilmente, però fisicamente sono ancora forte. Sono qui a mettermi in discussione, insomma, se no avrei smesso di andare in bici. Il 2 giugno, quando si corre la 14ª tappa da Cavalese ad Arco, è una giornata di grande sofferenza per il campione. La partenza da Cavalese alle 12:37, sono rimasti 148 gli atleti in questo Giro d'Italia. Vedo particolarmente bene la Mercatone 1 e su tutti Marco Pantani. A differenza dei giorni scorsi è a centrogruppo, defilato sulla destra e mi sembra che stia pedalando piuttosto bene. Pantani stringe i denti e all'inizio del Santa Barbara prova addirittura a scattare. Attenzione, parte Pantani. Terzo chilometro di salita del Santa Barbara, scatta Marco Pantani. L'avevamo visto in una posizione ideale per tentare l'uscita dal gruppo. Forse ha letto i giornali stamani, ha sentito ieri quello che gli diceva la gente, o almeno parte del pubblico, gli gridavano sei finito, e oggi ha voluto subito tentare questa azione. Marco Pantani cerca di replicare Kamenzind, Gilberto Simoni non vuole far andare via il pirata. Il forcing di Marco Pantani. Le pedalate del pirata fanno sperare in uno dei suoi arrembaggi, ma presto Pantani viene ripreso da Kamenzind. Pantani non è riuscito a fare il vuoto, vediamo Kamenzind non molla, continua l'azione di Marco Pantani, in terza posizione Gilberto Simoni. È partito così, all'improvviso, non ha aspettato i compagni di squadra come fa su di solito, ha sentito di poterlo fare ed è partito. Marco Pantani ha pagato lo sforzo dello scatto di qualche minuto fa, si è staccato in questo momento, sta seguendo la ruota di Clavero, suo compagno di squadra. Alle spalle di Marco Pantani c'è De Paoli, ma ormai il ritardo è intorno ai 20 metri. Alla fine scollina con 3 minuti di ritardo sul traguardo di Arco. Oltre
oltre 3 minuti di ritardo, quasi sconsolato Marco Pantani. Il campione di Cesenatico non offre nessuno dei suoi bagliori in questa edizione del Giro d'Italia e alla vigilia della 17esima tappa, il 6 giugno, vorrebbe anche ritirarsi per l'influenza che ormai lo vessa da giorni. Solo le parole del direttore sportivo Martinelli e del presidente Gimondi lo convincono a continuare. Ecco qui, il pirata. Niente da fare. Potrebbe giocare tutto ciò che ha domani nel tappone che arriva a Sant'Anna di Vinadio. In quella stessa notte gli uomini dei NAS si presentano nell'hotel des Anglais, che tra gli altri ciclisti ospita anche Pantani. Perquisiscono ad una le camere degli atleti in un clima da caccia alle streghe che ricorda quello del Tour del 98. Gli uomini dei NAS, i nuclei antisofisticazione, hanno sequestrato negli hotel delle squadre centinaia di medicinali, derivati della caffeina, anabolizzanti, cortisonici, strumentazioni per il controllo del sangue o per modificarne la densità. Inoltre sarebbero state rinvenute fiale di sangue, presumibilmente sangue degli stessi atleti, e una sostanza a base di plasma e albumina. Non ve l'aspettavate? Un po' sì, perché era già un po' che lo dicevano, ci sono, fotografano, fanno, vengono, diranno che siamo dei dopati e non so cosa diranno, penseranno. Penso che ci sia anche qualcuno che pensi e creda che esagerano un po' con noi. Sono 30 i verbali di sequestro redatti dai NAS. Il vero problema sarà risalire nello specifico a chi ha procurato e a chi fossero destinati questi prodotti proibiti. Ieri sera, infatti, chi si è sentito braccato si è liberato della merce scottante lanciandola dalla finestra o abbandonandola nei corridoi degli alberghi. I ciclisti dicono no a quest'ulteriore mancanza di rispetto nei loro confronti. E il giorno dopo la tappa che va da Imperia a Sant'Anna di Vinadio viene annullata. Siamo venuti su alla ghiaccio, dormito in macchina, senza tende, i miei amici in tende, io in macchina e qua per venire a vedere il giro che passa tra le montagne di Cuneo. E comunque che si controlli, è possibile che all'una, cioè sono cose che ormai si sanno, perciò un controllo possono farlo benissimo alle 8 di sera. Io faccio il commento, sono un ciclo amatore da 45 anni e sono ipocriti quei corridori che dicono che non prendono niente. Pantani nel frattempo ha cambiato idea e prima dell'arrivo dei NAS decide di ritirarsi dal giro. L'anno del pirata procede sotto una cattiva stella e 20 giorni dopo il blitz a Sanremo viene interrogato come persona informata dei fatti dal PM Luigi Bocciolini a Firenze. Nella stanza di un hotel di Montecatini è stata trovata una siringa con tracce di insulina. Pare che in quella stanza abbia dormito durante il giro proprio Pantani, anche se non ci sono testimoni. E pare inoltre sia impossibile eseguire il test del DNA su quella siringa. Ha rinvenuta una siringa in una camera che secondo contenente insulina. Insomma, io non sono diabetico e quindi... Non è Sanremo. Sanremo è stata una perquisizione dove c'erano gli atleti, per cui le siringhe di insulina trovate agli atleti nella perquisizione di Sanremo sono state trovate nelle valigie dei ciclisti. Per cui lì non puoi dire che non è tua, l'ha trovata nella tua borsa. Montecatini è stata una perquisizione dopo che le squadre avevano lasciato l'albergo. In questa perquisizione si dice che in un corridoio, in un cestino di un corridoio, è stata trovata in un sacchetto una siringa di insulina. E le donne delle pulizie dicono di averla presa nella camera di Marco Pantani. Il campione romagnolo non trova pace neanche in squadra. A fine stagione il direttore sportivo Giuseppe Martinelli, che lo seguiva da sempre alla Mercatone 1, lascia il team. C'è
Senti Marco, io veramente ribaltiamo la situazione e cominciamo veramente a metterci per filo per segno in grado di poter vincere ancora qualcosa di importante, o io purtroppo faccio fatica perché proprio non me la sento, io soffro troppo a stare in questa posizione di Marco, a far fatica in fondo al gruppo, sentirsi come, non dico la parola, non è giusta, però patetico, cioè, hai capito? E lui di rimando mi dice: guarda Martino, se tu non ci credi più, vabbè, è giusto che ci lasciamo, ognuno per la strada sua. E io dico: no, guarda, che non era questo che volevo dire, però devi anche pensare che io sono un direttore sportivo e mi piace vincere, e mi piace vincere con Marco. In questo clima cupo e pieno di delusioni si apre il primo spiraglio di luce per il campione. A fine ottobre arriva la soluzione dalla Corte d'Appello di Bologna per il reato di frode sportiva. Marco può finalmente tirare un sospiro di sollievo, anche se si tratta in fondo di una vittoria amara. Nel 1995 assumere sostanze dopanti non era reato e quindi Pantani va assolto. La Corte d'Assise di Bologna ha ribaltato la sentenza di primo grado, condanna a 3 mesi. Il pirata chiude il suo sospeso con la giustizia ordinaria. Era stato il primo ed unico sportivo ad essere condannato in un'aula penale. Dopo l'assoluzione Marco è deciso a ripartire e a gettare le basi per la prossima stagione ciclistica. La nuova Mercatone 1 si riunisce intorno al capitano Pantani nel ritiro di Montecatini Terme. C'è qualche novità rispetto all'anno precedente. I team manager sono Riccardo Magrini e Manuela Ronchi, i direttori sportivi Massimo Podenzana e Marino Amadori e il preparatore atletico è Fabrizio Borra. Uno degli obiettivi di Marco era quello di dire: voglio fare una squadra mia per un domani, voglio farla io, farla in un modo diverso. Lui aveva comunque questa volontà di dare una svolta al ciclismo, no? Lui voleva cambiare il ciclismo. È rimasto 2 mesi lontano da Cesenatico per preparare la sua 12ª stagione da professionista. Rinnova la sfida ad Armstrong, che lui chiama l'americano, ma sa che deve ricominciare a vincere per tornare al Tour de France. Ma fino adesso ho vinto un allenamento. Il primo guizzo. Appena sentirò di poter essere vicino a questo, penso molto, molto presto, anche perché ho bisogno io, quindi sento proprio la necessità di mettermi subito alla prova. Ma proprio quando sembra che il pirata possa uscire dalla spirale dei tormenti che lo attanagliano, la giustizia si ricorda ancora di lui. È il giorno della vigilia di Natale, quando gli viene notificato un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta del PM di Firenze Bocciolini. Insieme a Pantani ricevono avvisi anche molti compagni della Mercatone 1. Il pirata si chiude nel silenzio, non può passare serenamente neanche le festività natalizie. Io mi ricordo quante critiche avevano in quel momento chi gestiva Marco, dalla Manuela piuttosto che alcuni direttori sportivi, però erano critiche che noi dovevamo subire in silenzio, non potevamo rispondere, perché in realtà, vista dall'ottica di chi si criticava, era giusta. Però noi avevamo una situazione dentro su cui facevamo fatica a rispondere, dovevamo stare zitti, subire e concentrarci sul fatto di aiutare l'uomo, non l'atleta. Noi in quel momento avevamo di fronte il recupero dell'uomo, non il recupero dell'atleta, è quello che la gente in quel momento non sapeva. All'inizio del nuovo anno Marco Pantani prova di nuovo a focalizzarsi solo sulla bicicletta per ritrovare una buona condizione fisica. Ma la nuova squadra, guidata dalla manager del campione Manuela Ronchi, non ottiene i risultati sperati. La Ronchi è quella che si incarica di portare gli sponsor. Il problema è che gli sponsor non arrivano e la squadra e i compagni che vengono reclutati e assoldati sono dei bravi ragazzi sicuramente, ma che non hanno la caratura tecnica per stare accanto a un Pantani che comunque, mentre nei test prestagionali dà dei minimi segnali di risveglio, nelle corse non fa altro che staccarsi.
Scopriremo poi, anche se già nel 2002 se ne parlava, che a quel punto la cocaina era una presenza veramente molto, molto importante nella vita di Marco. Addirittura nel ritiro di Terracina lui è costretto ad ammettere che non ce la fa più a tirarsene fuori e lo fa piangendo sulle ginocchia di Riccardo Magrini, che da quell'anno era il suo direttore sportivo. La sua scarsa forma non sfugge agli organizzatori del Tour de France, che gli fanno sapere che nemmeno quest'anno lo inviteranno alla Grand Boucle. Per Pantani è l'ennesimo tradimento, un'altra pugnalata da quel ciclismo a cui ha dato tutto se stesso e che ora sembra non volergli dare in cambio nulla. Ma come? Io che ho vinto tappe, che ho vinto il Tour, adesso non sono neanche invitato, ma perché? Cosa ho fatto di male? Per lui era la cosa peggiore che potesse accadergli. Non prenderne parte, non essere invitato. Non fu invitato perché probabilmente Leblanc aveva paura che Pantani non fosse più quello di prima. O forse che potesse creare confusione la presenza di Marco Pantani, non lo so. Marco ormai è abituato all'accanimento da inquisizione e incassa, concentrando i suoi pensieri sulla preparazione al Giro del 2002. Ad aprile però tornano i guai. Pantani viene deferito alla procura del CONI per la siringa di Montecatini. Penso che il colpo di grazia sia stato l'episodio della siringa di Montecatini. Io penso che quello sia stato il colpo di grazia, perché lì si è sentito proprio come perseguitato. Lì è stato proprio il colpo che lo ha messo KO. A meno di un mese dall'inizio del Giro d'Italia, il procuratore del CONI, Giacomo Aiello, chiede 4 anni di squalifica per Pantani, pur sapendo di non poter applicare le sanzioni di un ordinamento appena approvato e quindi non retroattivo. Io sono sicuro che quelle cose che sono state da me ritrovate, qualora sia la mia stanza, non sono le mie e quindi io ho la coscienza a posto, ho spiegato, do tutta la disponibilità per fare le verifiche. Quindi al Giro ci sei, Marco? Al Giro ci sono e ci sono per vincere. Rai Sport è lieta di offrirvi il Giro d'Italia. L'Eurogiro quest'anno si parte dall'Olanda nella parte settentrionale dei Paesi Bassi. Ci troviamo a 30 km dal Mare del Nord. Pantani all'ultima curva. Quell'anno lì come condizione eravamo molto scadenti, c'erano varie problematiche, ed infatti fece un giro molto anomalo e di conseguenza risultati non ce n'erano e anche di per se stesso non fu neanche gratificante. Lui stesso moralmente subì molto questa annata, questo Giro d'Italia. L'arrivo anche di Marco Pantani. 8 minuti in ritardo del pirata. Siamo con Marco Pantani. Marco, stamattina avevi detto che ho la tosse, non mi sento bene. Dammi l'asciugamano. Stamattina hai detto che non ti sentivi bene. Sì, un po' di problemi di respirazione. Vado così. Sai che è già chiuso questo giro con Simone in Casagrande, secondo te? Ma non lo so. Non lo so, sicuramente per me sì. Ma vediamo. E l'applauso del pubblico. Grazie Marco. Abbiamo sentito un collega che ha chiesto: c'è il rischio che tu vada a casa? Pantani ha detto: ma vedremo. Adesso.
Il giorno più triste del Giro di Pantani è il 29 maggio, durante la 16ª tappa. Il pirata arriva ai piedi della Marmolada, le montagne su cui ha costruito il suo mito, a cominciare dal 4 giugno del 94 in cui vinse a Merano, passando per il 98, in cui proprio qui conquistò la sua prima maglia rosa. All'inizio della salita che porta a Passo Fedaia, si arrende alle sue montagne e sale sull'ammiraglia. Proprio adesso si è ritirato Marco Pantani. Dunque, Alessandro, andiamo a sentire subito l'ammiraglia per sapere se Pantani abbia dei problemi fisici o se abbia deciso di abbandonare il Giro, un Giro che non l'ha mai visto protagonista. Purtroppo no, Pantani ha cominciato male questo Giro d'Italia, subito in crisi nella tappa di Limone Piemonte, poi questa bronchite, qualche linea di febbre nelle tappe intermedie, o meglio nelle tappe con arrivo a San Giacomo, a Chieti. Oggi si è staccato subito sulla Forcella Staulanza e, come hai detto te, si è ritirato. Ed è un vero peccato, perché il Giro d'Italia perde non un protagonista, perché non lo è mai stato in questo Giro d'Italia, ma un corridore che ha fatto sognare in tanti. Il suo fisico non recuperava più di tanto, e di conseguenza andò a spegnersi come una candela, non riusciva a recuperare, di conseguenza si optò per il ritiro. Ecco. In quella stessa giornata Pantani riceve l'avviso della conclusione dell'inchiesta di Trento per la vicenda dell'ematocrito a Madonna di Campiglia. Il pirata tiene una conferenza stampa per spiegare le ragioni del ritiro e tutta la sua amarezza. Io sono convinto, convintissimo di non essere finito, di non avere dato, di avere già dato tutto, credo di avere ancora molto da dare, e ne sono convinto io, ne siamo convinti, ne sono convinti i miei collaboratori. Marco non ha il tempo di tirare il fiato. Dopo appena una settimana dal ritiro dal Giro, viene squalificato per 8 mesi per la vicenda della siringa di Montecatini. Non ci sono prove certe che quella siringa appartenga a Pantani, ma il verdetto è chiaro e pesante come un macigno. Non è mai partito, non è mai iniziato nessun processo per quella, perché sulla carta doveva partire processo, giusto, con la nuova legge antidoping. È stato squalificato dalla procura antidoping prima ancora di accertare che ci fosse una condanna nei suoi confronti. È stato condannato a 8 mesi per una cosa senza prove, tanto è vero che poi il TAR l'aveva in 30 secondi assolto, quindi l'ennesima volta assolto per insufficienza di prove. Però non si capisce perché Lucei ha detto no, però tu non corri lo stesso per qualche mese. Cioè, è stata una vicenda che se uno la va a leggere dice ma dove, in che mondo viviamo? Marco si isola da tutto e da tutti, rifugiandosi nella cocaina. Non era più lui, insomma. Lo andavi a prendere a casa negli allenamenti, non veniva, non c'era. E gli telefonavi, non rispondeva. Poi dopo non ti cercava lui, alternava, non è che era sempre così, alternava dei momenti buoni, poi alternava più momenti cattivi. Però dai, conoscendolo, capivo la sua situazione, che voleva stare da solo, però alla fin fine, visto che dai, mi consideravo un amico, e anche gli altri si considerano degli amici, rimani male, giustamente, no? Però con questo cioè per Marco avrei fatto sempre i salti mortali, insomma. La macchina giudiziaria non dà tregua al campione romagnolo e il 13 luglio 2002 la Corte d'Appello federale annulla la squalifica di 8 mesi. Luci, tuttavia, chiede di mantenerla e si rivolge al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Pantani si trova costretto a una via crucis di tribunali e procure che lo distrugge pubblicamente, ma che fa a pezzi anche la sua vita privata. Al
andare a fare questi incontri con questi magistrati veramente erano delle robe massacranti, perché io lo vedevo, lo andavo a prendere anche con la Manuela Ronchi, lo portai a Firenze, lo portai a Roma, lo portai a Trento, mi pare. Cioè facevamo questi viaggi veramente, sia l'andata e il ritorno erano veramente dei viaggi, si può dire, freddi, ghiaciali, perché veramente lui non stava male, stava malissimo per queste cose e le subiva, ed era veramente una cosa molto traumatica. In questo triste momento, il velocista Mario Cipollini, subito dopo aver vinto il mondiale del 2002 a Zolder, lancia a Pantani l'invito di formare una squadra insieme per tornare a vincere. E mi auguro che lui abbia veramente voglia di ritornare a essere quello che era, e mi piacerebbe potergli dare una mano, un po' di esperienza penso di averla per potergli dare, non dico qualche consiglio, ma comunque anche qualche motivazione. Mi piacerebbe molto, sarebbe una bella sfida. Il pirata sembra gradire l'invito, ma le trattative naufragano sullo scoglio della gestione dei suoi diritti di immagine. Manuela Ronchi, manager dello scalatore, non è disposta a cederli alla Mercatone 1, e le richieste di Vincenzo Santoni, manager della squadra di Cipollini, non convincono appieno i responsabili finanziari della Mercatone 1. Alla fine Pantani archivia a fatica un 2002 da dimenticare e inizia il nuovo anno andando in vacanza in Grecia insieme ai genitori. Decidemmo di andare un po' a stare fuori da tutti questi che c'erano, sai, televisioni, giornali, giornalisti continuamente avanti e indietro e tutte queste cose. Abbiamo deciso di passare un po' di tempo là in Grecia a caccia. Siamo stati lì parecchio tempo. Dopo un po' di tempo vedo che io ero che stavo dietro per pelare gli uccelli nel camper. Sento di dietro il camper che qualcuno tira giù la bicicletta dal camper. Vado fuori dal camper, vedo lui che tira fuori la bicicletta, ma mi sarei messa a piangere dalla contentezza. Poi si era vestito tutto di giallo, che là in Grecia ci sono queste strade larghe, lunghe, non vedi tante macchine, vedi molti cani. E dicevo, ma Marco, ma dove fai così tutto vestito di giallo? Dì, ma mi corrono dietro un mucchio di cani. Si allenò talmente tanto che io rimasi perplesso, cioè vedevo alla mattina si partiva, si andava a caccia fino alle 11 così, e poi si tornava, mangiava e poi partiva in bicicletta, faceva anche 230-240 km al giorno, faceva il giro delle tre dita, una cosa con una passione. Infatti quell'anno lì rimanemmo tutti, io e il mio amico, perplessi. Anche delle volte era notte, dovevamo andare a cercarlo dov'era, perché non era ancora tornato. Però per me è stato un bel periodo quello, bello. Alla sera andavamo nel camper dell'altri, c'erano con noi quelli del club Magico Borello. Marco andava a fare la spesa, dopo andava a comprare le castagne, cioè, tutte le goloserie che ci piacevano. E andavamo di là a far festa così. Ma era felice, era stato un bel periodo quello. Marco non usava più la cocaina, perché non ce n'era di cocaina. Ma poi anche la cocaina, io non capisco, ha voluto far credere che Marco usava una quantità industriale di cocaina. Assolutamente. Marco non ha detto, sì, aveva un fisico sano, da atleta. Uno che fa uso di cocaina, fegato e a pezzi, è un fisico distrutto, Marco no. Ritemprato dalla vacanza in Grecia, il pirata prosegue gli allenamenti nel ritiro a Palma di Maiorca. Al comando della Mercatone 1 è arrivata una vecchia conoscenza di Pantani. Si chiama Davide Boifava ed è stato il team manager della Carrera quando Marco correva le prime gare da professionista.
Intanto dai tribunali arriva per una volta una buona notizia. La squalifica di Pantani è stata ridotta a 6 mesi e il pirata potrà così correre il Giro d'Italia. Nell'ottobre del 2002 sento una chiamata, era lui, mi fa: Roby, voglio riprovare un altro anno, voglio vedere di fare qualcosa di buono. E io gli dissi: guarda, ho 38 anni, avevo deciso di smettere, però se me lo chiedi lo faccio volentieri, ti aiuto. E siamo partiti di nuovo con un'avventura nuova, come se fosse il 97. A marzo, per preparare al meglio il ritorno al Giro, Pantani decide di partecipare alla settimana ciclistica Coppi Bartali, gara che si corre nella sua Romagna. Il pirata esce allo scoperto e mette tutti sull'attenti nella quinta tappa, quella che va da Castellerano a Sassuolo. In volata, dopo 160 km micidiali, Pantani mostra la sua voglia di tornare grande. Va a cercarsi la vittoria lottando allo sprint con Ivanov, mentre i suoi tifosi lo guardano dapprima increduli, poi entusiasti. Lo scalatore romagnolo non vince, ma è comunque tornato ed è tornato da protagonista. Sale sul podio da cui è stato lontano per quasi 3 anni e finalmente lo si vede sorridere di nuovo. Mi aspetta ancora un periodo sicuramente difficile, in partenza non è dato per certo niente, tutti devono faticare, devono dimostrare con la bicicletta ogni giorno il proprio impegno, il proprio valore. Dimostrò veramente la sua forza innanzitutto, che Marco come atleta ed era un super, lo dimostrò per l'ennesima volta anche in quel periodo lì, che con tutto quello che stava passando riusciva ancora ad essere fra uno dei migliori in salita e dimostrare ancora nel mondo dei professionisti di poter essere competitivo. Di conseguenza per lui stesso erano già, si può dire, delle vere soddisfazioni personali e di rivalsa contro un po' tutto il mondo che fino a quel giorno lì l'aveva additato. Il pirata è pronto per approdare al Giro d'Italia con uno spirito nuovo. No, io mi ricordo quel giro lì che era, l'ho visto di nuovo col sorriso. Era contento perché aveva visto che la gente gli voleva veramente bene. E perché quando passava lui per le strade lo sentivi proprio la gente, Marco, Marco, e lui queste cose qui gli facevano piacere. E anche quando andavamo alle partenze a firmare il foglio di firma, quando arrivava lui c'era un tifo da stadio, ecco. E lui qui forse la testa gli ha detto: mi hanno ucciso, però la gente mi vuole ancora bene. E la gente gli voleva veramente bene. Però dentro di lui gli mancava qualcosa e questa cosa qui non sono mai riuscito a scoprire cos'è che gli mancava. Non penso alla vittoria, forse... io penso che gli mancava quell'umiltà di quelli che gli hanno fatto il male, che andassero a chiedergli: abbiamo sbagliato, ti chiediamo scusa. Però purtroppo in questo mondo qui scusa non te lo chiede mai nessuno. Pantani si muove bene sin dalle prime tappe, ma a causa della lunga inattività non ha ancora la brillantezza dei tempi migliori. Ingrana davvero solo dopo qualche giorno di gara, quando arrivano le salite più dure. Il traguardo sul Monte Zoncolan della 12ª tappa fa paura a tutti. Il campione romagnolo, insieme a Garzelli e Casagrande, marca stretto la maglia rosa Gilberto Simoni. Pantani sta bene, perché altrimenti, esatto. Altrimenti la Mercatone 1 non sarebbe così determinata in testa al gruppo. Gasperoni, il romagnolo della Mercatone davanti, affiancato da Stefano Garzelli che per adesso non ha dato alcun segno di cedimento. A ruota di Garzelli troviamo Casagrande, poi la maglia rosa, quindi Perez, Quapio, lo scalatore messicano e Marco Pantani. Forse il miglior Pantani degli ultimi 3 anni. Davide. Senza forse, è sicuramente il miglior Pantani.
Poi, a 4 chilometri dall'arrivo, la montagna diventa un gigante e i corridori le sue vittime sacrificali che rischiano di venire inghiottite da tornanti scoscesi. Ed è qui che comincia il vero zoccolan, pendenze già superiori al 10%, tutti sui pedali o quasi. Proprio dove la strada si impenna con una pendenza del 20%, Gilberto Simoni coraggiosamente scatta. E scatta Simoni! Scatta Simoni a 2 km e 800 metri dal traguardo, tiene la sua ruota Francesco Casagrande, poi Jaroslav Popovic e Stefano Garzelli. Lo scatto tanto atteso si sta verificando, Gilberto Simoni sui pedali, ma non gli ha lasciato un metro Nando Casagrande. Bene Marco Pantani, è adesso ormai nella scia di Popovic, questo giovane che sta difendendosi molto ma molto bene. Lo vedete Pantani, rapporto abbastanza agile, qui le pendenze sono intorno al 16-17%. Il pirata pare non farcela tenere il ritmo e invece con uno scatto d'orgoglio torna in gara, anche se Simoni è ormai lontano. Pantani con Scarponi cerca di tenere duro. E Pantani che sta per raggiungere Casagrande e Garzelli, un Pantani scatenato oggi, quarta ruota per Marco Pantani. Non è nuovo a queste performance, vi ricordate sul Mont Ventoux quando rimase staccato da Armstrong, riuscì a rientrare, poi riuscì a vincere la tappa, è salito del proprio passo. Casagrande forse sta pagando lo sforzo, ha cercato di stare su Simoni ma adesso sta pagando, eccolo qua Fabretti. Pantani quindi in poche centinaia di metri ha superato Scarponi e Popovic. Esatto, Scarponi ha mollato, Popovic va del suo passo, Pantani si riporta su Casagrande e credo che supererà di qui a poco Francesco Casagrande, lo sta affiancando in questo momento Francesco Casagrande e Marco Pantani. Stefano Garzelli un pochino più avanti rispetto a loro. Come va Pantani? Molto più duro Francesco Casagrande, sui pedali adesso Marco Pantani, perché però attenzione perché anche Jaroslav Popovic adesso si riporta su Pantani, attenzione a Popovic. Qui ogni respiro è mozzato dalla fatica, ogni pedalata una sofferenza, ogni battito un tumulto, ma Pantani non molla. Sta faticando Garzelli, ma in questo momento stanno faticando tutti perché le pendenze qui sono sempre intorno al 20%. Garzelli e Pantani, poco più indietro Francesco Casagrande. Cede solamente negli ultimi 100 metri. E solo allora Casagrande, Garzelli e Popovic riescono a superarlo. Non sembra in grado Pantani di contrastare il suo ex gregario, ex compagno di squadra. Il pirata, che una gran parte dell'opinione pubblica dava per spacciato, arriva quinto, a soli 43 secondi dalla maglia rosa. È sicuramente entusiasmante, però c'è da dire che la fatica supera il piacere. Stamattina l'avevi detto Marco, va un pochino meglio dopo il Terminillo, te l'aspettavi questa tappa? Ma così no, perché pensavo di avere ancora da recuperare, insomma, invece un pochino meglio, ma non sono ancora brillante. Sei ancora il Pantani, ma c'era tutta la gente per te Marco. Permesso, permesso, permesso. Nel giorno dell'arrivo sullo Zoncolan, che era la salita più dura di quel Giro d'Italia, una delle salite più dure d'Europa, anche se quell'anno si faceva dal versante più tenero, Marco torna Pantani. La mattina alla partenza mi rimproverò, mi disse: ma come, tu non eri un mio amico, ieri sera non sei venuto neanche in albergo a trovarmi per chiedermi come stavo prima della tappa più importante del Giro. E io lo soffrii, perché la sera passando davanti al suo albergo ci pensai, guarda che strano, una volta prima di una tappa del genere avremmo passato delle ore con lui, avremmo pregato di poter stare con lui per sentire, invece adesso andiamo da Simoni, andiamo da Casagrande, andiamo da Garzelli. Però così era il lavoro, per cui ci parlai in partenza e quando vidi che all'arrivo lui aveva messo i compagni davanti e provò ad attaccare, ebbi veramente un sussulto. La tappa la vinse poi, la vinse Simoni, ma io ricordo che quella sera andai nell'albergo di Marco e gli dissi: visto, adesso siamo venuti a trovarti, hai fatto quasi
una tappa alla Pantani, lui si alzò sulla punta dei piedi e fece quasi, posso andare più forte. Il Giro sembra sorridere al ritrovato Grimper e prima della 18ª tappa da Santuario Vicoforte a Chianale, Pantani si ritrova decimo in classifica generale. Una leggera pioggia e un freddo pungente stanno rendendo ancora più ardua questa tappa, la 18ª del Giro d'Italia, frazione decisiva. Siamo sulle Alpi Cozie, nella parte occidentale del Piemonte, a pochi chilometri dal confine francese. La tappa è dura, comincia sotto il sole e finisce in una bufera di pioggia, grandine e neve, tanto che un quarto del gruppo finisce fuori tempo massimo. La strada, un incubo. Si sale sulla Fauniera, verso la cima Coppi, e poi ecco il Sampeir, una strada imbiancata dalla neve e dalla grandine, che sale per 16 chilometri, scavati nella roccia. Il pirata nuovamente si è riportato sotto al gruppetto Garzelli. Eccolo lì. Il gruppetto Garzelli con Pantani che è riuscito ad accodarsi. Ancora 1000 metri per arrivare al Gran Premio della Montagna. Speriamo solamente che la discesa sia pulita, perché se la discesa sarà così sarà un problema. È qui che Simoni attacca ancora. Gli rispondono prima Pellizzotti, poi Frigo. Pantani accanto a Garzelli mantiene il suo passo. Poi è Popovic che si scatena all'inseguimento. Raggiunge Simoni e si getta in discesa con l'impeto del kamikaze. Ancora 5 chilometri di discesa per Jaroslav Popovic, Dario Frigo, Gilberto Simoni e Georg Tocnig all'attacco in questa 18ª tappa appassionante del Giro d'Italia dal Santuario di Vicoforte a Valle Varaita. Potrebbe orientare, eccoli qua, Garzelli davanti e Marco Pantani dietro. Grosse difficoltà di trasmissione oggi, considerate le condizioni del tempo. Fabretti, a te. E ancora più avanti rispetto a Pantani e Garzelli c'è Rumsas, che nel tratto discesa più veloce se n'è andato. La maglia rosa sceglie la prudenza, ha paura di cadere. Garzelli e Pantani lo inseguono, si avvicinano. Le acrobazie di Jaroslav Popovic in discesa fanno sì che l'ucraino guadagni una ventina di secondi sulla maglia rosa. Popovic deve recuperare 4 minuti e 5 secondi, mentre si è formata una coppia all'inseguimento con Stefano Garzelli e Marco Pantani. Poco più avanti Raimonda. Attenzione! Strumsas. Caduti Garzelli e Pantani. Caduti Garzelli e Pantani, sentiamo se c'è Lorenzo Roata lì vicino. Li abbiamo visti, adesso si sta rialzando Stefano Garzelli, mentre rimane abbastanza così sulle sue, intontito, a toccarsi la coscia sinistra Marco Pantani, visibilmente dolorante. Ha ripreso Garzelli, non ce la fa in questo momento Marco Pantani. Adesso i fotografi davanti a Marco Pantani, noi abbassiamo la voce perché sicuramente Lorenzo, Marco... tu hai visto la dinamica o eri spostato? Io ho alzato gli occhi quando il mio Massimo Valeri, che aveva lo sguardo ancora più avanti per affrontare la curva, mi ha urlato: è caduto Pantani, è caduto Pantani. Pantani resta fermo sul ciglio della strada, sanguinante, in lacrime e coperto da un asciugamano. Il medico del Giro lo controlla, niente fratture. Passano ben 7 minuti e poi Pantani riparte. Quando arrivai trovai veramente un Marco molto abbattuto, veramente eravamo al limite di non ripartire proprio anche per andare all'arrivo. Ci mettemmo lì un attimo, ci guardammo un attimo, gli feci forza e riuscì a partire. Forse riprende, sì, riprende. Marco Pantani, sì, di nuovo in bicicletta, questa è una notizia confortante.
ma ha ripreso dopo lo shock, dopo lo spavento. Tremava come una foglia Marco Pantani, pur tuttavia è di nuovo lì a cercare di concludere la corsa. Non voglio pensare che cosa sarà l'entusiasmo e l'affetto della gente se Pantani, come sembra, arriverà a Ponte Chianale. Adesso vediamo un po' che cosa succede. In questo momento vediamo lo sguardo del pilota che è stato fermo 7 minuti prima di prendere il coraggio a 2 mani di mettersi in sella e ripartire. Era dolorante da tutte le parti, aveva un telo in faccia. Pantani è eroico. Un anno fa si sarebbe fermato, stavolta arriva al traguardo, lo sguardo fisso, il dolore dipinto sul volto. Ma il pirata non si è arreso. C'era un tempaccio pauroso, c'era stata neve, e quindi aveva tutte le attenuanti per potersi ritirare. Invece Marco tornò in bicicletta e andò all'arrivo. Lì ebbi la sensazione che Marco ormai era tornato quello di prima, sotto un profilo psicologico, e che aveva magari bisogno ancora di un anno per tornare ad altissimo livello come atleta. Il pirata non abbandona il suo giro del riscatto e nella tappa dopo la caduta di Chianale mostra tutto il suo orgoglio di campione. Si va da Canelli a Cascata del Toce. È la 19ª tappa, la più lunga del giro. La mattina, quando facciamo la riunione, parlammo decisi di riuscire di organizzarsi come squadra, di poter provare a fare il finale, e così fu. Il pirata tenta l'arrembaggio quando mancano 5 chilometri al traguardo. E scatta Pantani, scusami Lorenzo, sì, scatta sì. Marco Pantani, il momento che migliaia di tifosi aspettavano dall'inizio del Giro d'Italia. A 4 km e 800 metri dalla vetta, lo scatto del pirata aveva fatto lavorare in precedenza i suoi compagni di squadra Gasperoni e Codol. Ci prova Marco Pantani e subito l'inseguimento la maglia rosa. Grande ancora Marco Pantani, rilancia l'andatura dalla sofferenza di ieri, caduto nella discesa del Sampeire. Oggi vuole regalare emozioni ai suoi tantissimi sostenitori: Frigo, Pantani, Simoni, Pellizzotti e Vladimir Belli. Sembra di rivedere il Pantani dei tempi d'oro. La gente per un attimo dimentica tutto e rivede solo il campione amato. Riparte, terzo scatto di Marco Pantani, il miglior Pantani dall'inizio del Giro d'Italia, e questa volta è una rasoiata assestata per bene. Mancano ancora 4 chilometri. Il miglior Pantani del Giro, e oserei dire il miglior Pantani da 3 anni a questa parte. L'ultima volta che il pirata riuscì a fare una grande impresa fu proprio al Tour de France del 2000, quando vinse a Courchevel. L'orgoglio del pirata non basta. Pantani ha fatto male i conti. C'è ancora un tratto impegnativo prima dell'arrivo e le energie sono ormai al lumicino. Sul traguardo si piazza 12esimo, a 44 secondi dal vincitore Gilberto Simoni. La seconda volta riparte ancora Marco e io dico: Gilberto, lascialo andare. Perché praticamente mi sentivo come se fossi ancora legato a qualcosa nei suoi confronti. Effettivamente Gibo ha ammesso poi, anni dopo, che probabilmente quel giorno lì aveva sbagliato veramente andarlo a prendere. Non so se avesse vinto, cioè, se avrebbe vinto o non avrebbe vinto, però sicuramente meritava di vincere quella tappa lì Marco, per quello che aveva dato sicuramente già quell'anno lì al Giro d'Italia. Però purtroppo l'hanno ripreso. Comunque va bene, insomma, io ho fatto 2 o 3 scatti dando il massimo, sapendo già in partenza che non ho ancora il massimo, insomma, comunque
Sei soddisfatto? Le sensazioni, Marco? Ma sai, io penso che ho fatto il possibile, sono soddisfatto, insomma, e non mi è successo niente di grave e sono contento. Senti, che effetto ti ha fatto quello scatto, Marco? Qui sono impazziti tutti. L'orgoglio di provarci, e questo è già per me una... un modo di dire che ci sono, insomma, perché penso che quello che muove tutto è l'orgoglio, ancora ce n'è, manca un po' la gamba, il corpo, tutto, però la testa c'è e va bene. Dopo due giri da dimenticare, quello del 2003 è invece un evento da ricordare nella storia di Marco Pantani. È sempre lo scalatore romagnolo, infatti, ad attirare l'attenzione di tutti nei 133 chilometri della penultima tappa sul Lago Maggiore. Attenzione, si muove anche Marco Pantani. È stato raggiunto proprio in questo istante Michele Gobbi, un Pantani sempre più attivo, sempre più voglioso di fare bene in questo Giro d'Italia. Riparte Marco Pantani. Ampi gesti di Pantani rivolti ai propri compagni di squadra, ancora rilancia all'andatura Marco Pantani, c'è anche Rumsas in questo gruppetto che si sta formando quando mancano una quarantina di chilometri al traguardo. La tappa di Cantù, Canobbio Cantù, che era una tappa per velocisti praticamente, c'era un po' di ondulato, ma però disse: guarda, voglio provare ad entrare nelle fughe, non si può mai sapere fino all'arrivo. Abbiamo rivisto l'invito di Marco Pantani rivolto a Codol, si fa sul serio. Non ci sono più montagne, ma Pantani è ancora lì a fare la corsa. Il percorso in pianura non fa per lui, ma il pirata è tornato e si lancia all'attacco su e giù per la Brianza. Il ciclismo è in festa per il campione ritrovato. Mi fa piacere, non ci stancheremo mai di ripeterlo, rivedere un Marco Pantani così incisivo che non appena trova le condizioni per provarci scatta la... Però il percorso non era adatto a lui perché c'erano solamente dei sali scendere, degli strappi, arrivò davanti nel gruppetto in fuga davanti, però non riusciva a fare più di tanto. Però fino all'arrivo di Cantù ci provò veramente a riuscire a togliersi questo sogno che aveva di riuscire a vincere una tappa. Ed era, credo, molto contento e soddisfatto di aver fatto un giro così, perché era un giro impegnativo, era un giro che c'era stato lo Zoncolan, c'erano state le salite delle cascate del Toce, dove aveva anche provato a scattare, che poi lo andò a riprendere, no, prima uno poi l'altro, e che forse non si meritava così, visto che in classifica non poteva dare fastidio, però Simoni era maglia rosa e allora a questo punto non gli ha lasciato forse quella vittoria che avrebbe anche forse cambiato qualcosa, però. Soddisfatto della buona prova data al giro, Pantani spera fortemente nell'invito al Tour de France. E mi ha detto: sai, vado al Tour, dai che riesco, forse riesco ad andare al Tour, dai, vieni giù, organizzati, mi raccomando, che vedrai che l'americano... Quindi lui era concentrato sul Tour de France. Il fatto di non essere riuscito ad andare è stata, penso, l'ultima a quel punto, sì, l'ultima legnata, l'ennesima e ultima legnata che ha preso psicologicamente. L'esclusione del Tour sempre quell'anno lì e poi altre cose ancora hanno peggiorato di nuovo la situazione ed è ritornato, diciamo, a riprendere quella strada che era sbagliata, e da allora credo che non sia più riuscito a risollevarsi. Marco prova a reagire ma non ci riesce. Il ricovero in una clinica di Padova dura poco e il campione si chiude lentamente in se stesso, diventando inaccessibile per chiunque. Non sapevo neanche più che pesci pigliare.
tu ti arrampichi su per gli specchi e scivoli. Tu chiedi aiuto da tutte le parti. Io si presenta un ragazzo nel mio chiosco dicendo che andava a scuola con Marco. Perché sai, dopo che era diventato famoso si sono fatti vivi tanta gente che prima non l'avevi mai vista. Questo qui diceva che lui aveva un amico che poteva aiutare Marco, perché aveva aiutato anche un suo cugino a uscire da questa situazione. Tu sei cieca, non vedi niente. Cioè, arriva un punto che tu non... Io mi ero messo contro gli spacciatori, io ho fatto delle cose allucinanti, ho rischiato anche la mia vita. E ti affidi a chiunque ti chiede aiuto, no? Ti dà aiuto, tu ti fidi. È stato lo sbaglio più grande della mia vita. Questo qui praticamente è uno che gestiva le discoteche. Io pensando adesso dico, cioè, il mio figlio ha dei problemi, mando uno che gestisce le discoteche. Non è proprio la persona giusta. Lì è stato il dramma di Marco, dopo lo porta a Cuba. Lo porta a Cuba, dice che Marco sta benissimo, vabbè. Poi Marco ritorna a Cuba perché dice che aveva conosciuto una ragazza là, di là è successo di tutto e di più, perché incontra... Era il più grosso spacciatore della zona. Non so cosa è successo là, non lo so e non lo sapremo neanche mai. Il 3 ottobre il pirata riceve una notizia dal tribunale di Tione. Viene assolto per i fatti di Madonna di Campiglio. Il verdetto però è sconfortante. Il fatto che gli era imputato non è previsto dalla legge come reato. Marco è abbattuto. Ha subito un processo di un anno e mezzo per poi scoprire che la legge non era applicabile. In questo momento buio Marco arriva anche alla rottura definitiva con la fidanzata danese Christine, che aveva conosciuto durante la rieducazione dall'incidente della Milano-Torino del 95. Finito il Giro d'Italia, Marco è andato a Cristina a dire se di andare in ritiro con la squadra, lei ha detto di no, perché io adesso ho un altro uomo. E lì è stata la mazzata finale di Marco. Lui ha sempre avuto un rapporto strano, no, con la sua fidanzata. Io l'ho visto nascere questo rapporto, è nato quando lui faceva l'educazione con me, quindi lei faceva la cubista al Pineta, quindi lui l'ha tirata giù dal cubo, l'ha fatta lavorare, lui voleva che lei lavorasse perché doveva crearsi una sua personalità, quindi insomma l'ha aiutata in un primo momento, no, a avere una sua indipendenza, anche se Marco nei primi anni insomma è uno che insomma ho la fidanzata, però mi piace insomma essere un pochino libero, aveva una propria libertà. Nel momento in cui Marco ha cominciato ad avere i suoi problemi e quindi ha cominciato a diventare un po' debole e ha proprio questa debolezza di rapporti, lui si è appoggiato molto alla Cristina. Era entrato in un tunnel dove diffidava di tutti, a volte di noi stessi. Ci sono stati dei momenti in cui anche con me, anche con la Manuela, lui ha avuto tanti dubbi, no? Si creava questi dubbi e quindi alla fine per lui la sua donna era la persona con cui invece poteva stare tranquillo. Quando invece ad un certo punto si è reso conto che anche la sua donna invece non gli dava quell'appoggio che lui sperava, gli è crollato il mondo addosso. Schiacciato da ingiustizie e complotti, ma soprattutto sopraffatto dalla depressione e dalla dipendenza dalla cocaina, Marco si perde definitivamente. L'ultima volta che ho visto, ho parlato con mio figlio, è stato a Milano, quando siamo andati dalla sua manager, che era a casa sua, e che lei non lo voleva più in casa perché... dice: io non posso sopportare questa situazione, ho un bambino piccolo, con mio marito si litiga sempre, quindi devi fare in modo di portarlo via perché io qui non lo posso più sostenere questa situazione. E fu l'ultima volta che ci parlammo e che io volevo riportarlo a casa. E fu lì che facemmo un'ultima discussione, perché io
continuavo a dire: Marco, andiamo a casa, e lui diceva: no, io a casa non ci voglio venire. Levamo sul pianerottolo della sua casa. Io, vedendo tutti questi tiramolle, io sono svenuta. È venuta la Croce Rossa, Marco è partito, io non l'ho più visto. Dopo il litigio con i genitori, nessuno è più in grado di rintracciarlo. Poi, la notizia. Marco Pantani è morto nella camera di un residence di Rimini. È il 14 febbraio del 2004, la notte di San Valentino. Da Milano è andato a finire a Rimini, in quell'hotel che poi lì ci è rimasto per sempre. È lì che quella sera ci hanno avvertito che eravamo appena arrivati in Grecia, eravamo un giorno e mezzo che eravamo là, ci hanno avvertito che Marco era morto. Io ero a casa da solo, ero a letto, ero abbastanza triste perché ero da solo in casa. Mi telefonò Marino Bartoletti, erano le 10:30 di sera, e mi disse: ho sentito di Marco Pantani. Ho detto: come? Provo a informarti perché penso che Marco sia morto. Pantani entra nel residence Le Rose, lascia la carta d'identità alla reception e sale in uno dei 6 monolocali soppalcati, il D5. Costa 55 euro a notte, è piccolo, 28 metri quadrati. Pantani sale in camera e si chiude dentro. Non ha voglia di parlare con nessuno. Poche ore dopo l'arrivo, Pantani incontra un uomo. Non è un amico. È solo un corriere della Polvere Bianca, che nella sua vita ha sostituito tutto. Amore, voglia di vincere, affetti. 14 febbraio. È l'ultimo giorno della vita di Marco Pantani. La mattina vede la cameriera Lorissa e le chiede se lo trova in forma, ma quella non sa chi è e tira dritto. Nel pomeriggio esce per una passeggiata. Chi vede quell'uomo triste e solo lo trova somigliante a Pantani, ma in brutto. Tornando, si richiude in stanza. Il portiere lo chiama, ma il telefono è sempre staccato. La sera, preoccupato, decide di salire e andare a vedere. La porta è chiusa. Il portiere bussa, ma nessuno risponde. E allora entra. Sono le 19:30. Pantani è morto verso le 17. Nella stanza vengono trovati anche dei bigliettini. Parlano di solitudine, di incomprensione, di fughe in Bolivia e di biciclette. Leggere sul televideo Marco Pantani deceduto è una scritta che noi sapevamo che poteva uscire veramente, ma che quando l'avevi lì davanti, io mi ricordo 30 secondi dopo mi ha telefonato Mario Cipollini e eravamo fuori dal mondo. È stato un momento abbastanza... Provai ad andare a Rimini, a casa mortuaria, camera mortuaria. Dico provai perché non sapevo
se mi facevano entrare, mi fecero entrare, lo vidi. Non posso dire che aveva dei lividi o che portava dei segni particolari, vestito scuro con la bandana in testa, e mi dava la sensazione del Pantani così, è normale che stesse riposando. Purtroppo però non era così. Residence da solo, non riesco, molto difficile capirlo. Bei ricordi di Marco come persona al di fuori dal ciclismo. Il Marco ciclista non mi ha lasciato dei bei ricordi a livello di persona, perché era preso da quello che era un mondo che lui non si sentiva più amato. Che è stato per me, rimane per me, diventa difficile raccontarlo. Non so, io potrei dire che è stato un amico, però è una frase fatta. Potrei dire che è stato un compagno di squadra, è un'altra frase fatta. Cioè, quello che è stato per me è una cosa che è mia, non si può raccontare. L'unica cosa che mi ricordo è lo sguardo. Anzi, adesso che sto parlando mi sembra che lui mi stia guardando e quindi già mi mette un po' in difficoltà. Comincia a pensare a quello che tutti potevamo fare magari per lui. Cerchi di trovare delle colpe che poi non ne trovi. Abbandonato, la colpa di chi non l'ha più invitato alle corse, la colpa dell'ambiente che non l'ha capito, la colpa è di noi giornalisti che in certi casi ci siamo anche accaniti troppo con alcune situazioni, la colpa è di chi ha indagato con lui con uno zelo esagerato. Ecco, ricordiamoci che Pantani è l'unico corridore che è stato condannato da una procura della Repubblica, l'unico atleta condannato da una procura della Repubblica per una legge che era nata per i cavalli, per le corse dei cavalli, e non è mai stata applicata su nessun altro atleta se non su Pantani.
Forse ora Marco Pantani sta scalando il Monte Olimpo in compagnia degli altri miti del ciclismo. Forse sta scattando accanto a Coppi, Bartali, Anquetil e tutti gli altri. Di certo, il piccolo grande uomo di Cesenatico resterà per sempre impresso nei cuori di chiunque l'abbia visto, anche solo una volta, alzarsi sui pedali e scappare via con la sua bicicletta. Con tanta verità. Sono stato umiliato per nulla e per 4 anni sono in tutti i tribunali. Ho solo perso la mia voglia di essere come tanti altri sportivi, ma il ciclismo ha pagato e molti altri ragazzi hanno perso la speranza della giustizia. E io mi sto ferendo con la deposizione di una verità sul mio documento perché il mondo si renda conto che tutti i miei colleghi hanno subito umiliazioni in camera, con telecamere nascoste, per cercare di rovinare molti rapporti fra famiglie. E dopo come fai a non farti male? Io so di aver sbagliato con droghe, ma solo quando la mia vita sportiva e soprattutto privata è stata violata. Ho perso molto e sono in questo paese con la voglia di dire che hasta la vittoria è un grande scopo per uno sportivo, ma il più difficile è di avere dato il cuore per uno sport con incidenti e infortuni e sempre sono ripartito. Ma cosa resta se non tanta tristezza e rabbia per le violenze che la giustizia a te ti è caduta in credere? Ma la mia storia spero che sia d'esempio per altri sport, che le regole si devono avere, ma uguali. Non esiste lavoro che per esercitare si deve dare il sangue e i controlli di notte a famiglie di atleti. Io non mi sono sentito più sereno di essere controllato in casa e in albergo da telecamere e sono finito per farmi del male per non rinunciare alla mia intimità e alla mia donna. Gli altri colleghi hanno perso e molte storie di famiglie violentate. Ma andate a vedere che cosa è un ciclista e quanti uomini vanno in mezzo alla torre della tristezza per cercare di ritornare, con i miei sogni di un uomo che si infrangono con le droghe, ma dopo la mia vita di sportivo. E se un po' d'umanità farà capire e chiedere cosa ti fa sperare che è uno sbaglio vero, si capisce e si batte per chi ti sta dando il cuore. Questo documento è la verità. E la mia speranza è che un uomo vero o una donna legga e si ponga in difesa di chi, come si deve dire al mondo, regole per sportivi uguali. E non sono un falso. Mi sento ferito e tutti i ragazzi che mi credevano devono parlare.